Parte il conto alla rovescia per Roma in kart 2012. Sabato 15 e domenica 16 dicembre al quadrato della Concordia dell'Euro, a partire dalle 9:30 del mattino inizieranno i corsi di guida gratuiti riservati ai bambini dai 6 ai 14 anni con un'altezza massima di 1,60 m. A presentare l'iniziativa è il delegato alle politiche sportive di Roma Capitale, Alessandro Cochi. È sempre importante, diciamo così, delocalizzare i fenomeni di sport. Ciò avverrà addirittura nel quartiere dell'Euro, che era quello, insomma, predestinato per il Gran Premio di Formula 1. Non si è potuto fare quello, però facciamo molto volentieri, soprattutto perché è un invito, una forte sensibilizzazione anche alla guida sicura, con un ente importantissimo come l'ACI, che su tutto il territorio nazionale non solo ricopre quella mission, ovviamente anche e soprattutto sulla guida sicura, e tanto divertimento per bambini, per le loro famiglie. Sarà una specie di battesimo sulle quattro ruote. L'anno scorso quasi 1.000 bambini hanno partecipato, sabato e domenica, a quello che viene definito il Colosseo Quadrato. Quindi benvenga questa seconda edizione, voluta dal territorio, dal Municipio 12, ma da tutti quei cittadini che anche dopo la manifestazione hanno scritto, magari mandato email anche al Dipartimento Sport per complimentarsi. Nella passata edizione, in 2 soli giorni, centinaia di bambini hanno provato gratuitamente l'ebbrezza di guidare un kart. L'iniziativa è volta a far appassionare i più piccoli a questo sport e magari far nascere nuovi talenti. Tutti i piloti professionisti, infatti, hanno cominciato dai go-kart, come ricordato dal segretario di ACI Xai Sport, Marco Ferrari. Questa è un'iniziativa che coniuga tre obiettivi fondamentali. Il primo appunto è quello di carattere sportivo, in quanto è una forma di promozione del karting come vivaio di giovani piloti. Tutti i piloti di Formula 1 sono passati da questo step formativo indispensabile. Ha un carattere, diciamo, un obiettivo di educazione, perché è un'educazione appunto stradale, quindi sport ed educazione stradale, sin da piccoli è un apprendimento facendolo, quindi non i cartelli stradali, lo studio della segnaletica e quant'altro, ma un apprendimento proprio facendo. E poi un aspetto valoriale per quel che riguarda appunto il rispetto delle regole. Sin da piccoli noi vogliamo diffondere la cultura del rispetto delle regole, perché oggi non, avremo dei, sono dei giovani ragazzi che si avvicinano a questo sport, a questo mondo, ma domani saranno o piloti o automobilisti quotidiani che devono rispettare le regole della strada.